Si aprono dunque le ostilità di questa ripresa, match valido, lo ricordo, per la Food Champions Weekend League. I due allenatori avranno approfittato dell'intervallo per dare indicazioni ai propri giocatori. Vedremo se e come cambierà la partita in questo secondo tempo. Guadagna metri verso l'area. Attenzione al tiro! Grande parata di Oblak. Palla in out, calcio d'angolo. Occhio al tiro, grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Buona triangolazione. E sarà rigore. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Era a pochi metri dall'azione, ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore. Mi pare ci siano dubbi. Non ha sbagliato, freddissimo qui. È una trasformazione impeccabile, palla che finisce in rete. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere. E stavolta ha vinto lui. Questo gol può essere decisivo, sblocca la partita. Rafael Martigno. Grande pallone verticale. Galano! Palo e non è finita, attenzione! Palla in mezzo dopo un buon intervento. Occhio al suo movimento. Carvajal. Parte il tiro. La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare, ma non deve abbattersi, secondo me. Apre bene di testa. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Buon possesso palla, cercando spazi. Galano. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Messi. Ecco il tiro. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Calcio d'angolo battuto male, difesa che riconquista facilmente il pallone. Sergio Ramos. Modric si avvicina all'area. È stato fermato dal difensore. È arrivato il fischio che ferma tutto. Fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma era al di là. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Iniesta! Il gol che dà la situazione di parità. Sinceramente non mi aspettavo sarebbero riusciti a trovare questo gol. In effetti sembravano nettamente in balia dell'avversario. Hanno sfruttato bene questa opportunità. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Ci sono metri a disposizione. Sventa qui la minaccia. La manovra interrotta senza problemi. Manovra interrotta dagli avversari. C'è spazio per andare. Mokulu! È un gol pesante. Sono a più uno sugli avversari.
Questo gol conferma la loro supremazia finora, sia nel gioco che nelle conclusioni, alla faccia di certi pronostici. Questo dimostra che a volte è meglio non partire favoriti, meno pressioni, meno ansia da prestazione e soprattutto meno brutte figure. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Cercano spazi. Suarez! Ottimo pallone filtrante. Mokulu! E c'è il gol! Palla in rete! Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Strepitosa fin qui la prova di questo attaccante che non ha sbagliato un colpo. È la sua giornata, Pier. Si vede anche da come si muove in campo. Potrebbe segnare anche bendato oggi. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Paragna metri. Palla vagante adesso. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Arbitro che ferma il gioco. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Perfetto oggi nei passaggi. Cercano il buco della difesa avversaria. E c'è un altro calcio di rigore contro questa squadra. E qui siamo proprio a inseguire i record. Il giocatore dice di essere entrato sul pallone, ma il replay, onestamente, dà ragione all'arbitro. È difficile che i giocatori si accusino di un fallo, ma in questo caso la scorrettezza era troppo evidente per restare impunita. E non trova il gol! Ha sprecato un'ottima chance. Pallone che torna in possesso degli avversari. Neymar. Guadagna metri verso l'area. Trova il compagno. Neymar! Ottimo l'intervento del portiere. Calcio d'angolo per Iniesta. Boom City! Splendida parata in tuffo del portiere. Sbaglia Sergio Ramos qui. Rodriguez. Suarez. Pallone molto pericoloso. Suarez. Pallone che vola sulla traversa, forse anche fuori dallo stadio, al terzo anello. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Occhio al suo movimento. Rizzo. Azione interrotta. Buona la trama. Artiglia bene il pallone. Prova in porta. Ha perso il pallone. Mokulu. Si avvicina all'area. Il quarto uomo proprio in questo momento indica che si giocherà per altri 4 minuti. Neymar. Passaggio perfetto. È stato fermato dal difensore. Ci sono metri a disposizione. Riconquista il pallone con un buon tackle. Modric. E la partita si chiude sul 3-1. Prestazione di altissimo livello la sua. Ha il pallone del possibile vantaggio. Romulo!